Eccoci qua, bentornati ancora in diretta sulle fonti TV. Prosegue la nostra maratona, la maratona di 8 marzo e evidentemente siamo in compagnia, come avete potuto vedere, di Dea D'Aprile, rettore Università di Medicina Integrata Economia e Ricerca. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, lei ha ricevuto la targa Action Woman Award per l'istituzione del centro di supporto alle vittime di reato e la lotta alla violenza contro le donne. Ci racconti dei suoi progetti e delle sue iniziative sotto questo punto di vista estremamente, tra l'altro, estremamente importante. Sì, dunque il centro nasce 6 anni fa in pratica, ed è stato inaugurato presso la provincia Palazzo Isimbardi di Milano, con il supporto chiaramente delle forze dell'ordine, con tutti i patrocini di cui necessitava il centro. La mission è quella di dare voce a chi voce non ha, in pratica a tutte le vittime di reato. Il reato è inteso non solo come violenza contro le donne, ma qualsiasi tipo di reato. Purtroppo, come ha fatto intendere lei prima, le vittime, questo tipo di vittime sulle donne è in crescendo, cioè è in continuo aumento. E noi abbiamo cercato, attraverso la formazione, soprattutto la formazione, di, come dire, fare prevenzione. Per esempio, si parla tanto delle donne che non sono sostenute adeguatamente, che quando vanno a denunciare poi sono abbandonate, eccetera. Però, secondo me, dovremmo anche pensare a fare dei corsi di formazione per la prevenzione della violenza degli uomini. Cioè, gli uomini, è chiaro che questo demonio che li attanaglia e che hanno dentro potrebbe anche, come dire, tra virgolette, guarire, se però guidato. Quindi, che cosa abbiamo fatto noi come università? Abbiamo messo in piedi una squadra di esperti che seguono queste persone dall'inizio alla fine. Però diciamo che abbiamo dato ampio spazio soprattutto alla formazione. Poi abbiamo fatto anche convegni e conferenze per tutto lo stivale, cioè dal nord al sud dell'Italia, per sensibilizzare, scusate, non ultima le scuole. Perché? Perché è già da bambini, diciamo, che i ragazzi e le ragazze vanno un attimino preparati ad affrontare anche la vita e soprattutto il rapporto a due, quale può essere quello tra marito e moglie. Questo abbiamo cercato di fare praticamente rete sul territorio, rete con le altre associazioni, con gli enti, ripeto, con le forze dell'ordine e con tutti quei centri che volontariamente hanno scelto di collaborare con noi. Ecco, questo sicuramente è un'iniziativa molto interessante, però le volevo chiedere anche quali sono i risultati che Sì. avete ottenuto sinora. I risultati sono stati, diciamo, superiori rispetto alle aspettative, nel senso che abbiamo avuto una marea di richieste, di telefonate, di interventi, al punto che abbiamo dovuto rafforzare anche la compagine, l'organigramma interno. E soprattutto ci siamo preoccupati in prima linea di formare anche i famosi, quelli che in termine medico si chiamano i caregiver, cioè i volontari che poi, no, assistono queste persone anche al di fuori di quella che può essere un'assistenza prettamente medica o clinica, per le faccende quotidiane, per la prevenzione appunto quando ci sono queste paure che purtroppo ormai lo sappiamo, la stampa tutti i giorni ce lo ricorda, e quando la donna ha di queste, non ama denunciare, non ama non solo denunciare ma neanche parlarne con chi che sia. E quindi chi sono i responsabili di tutto questo? Si dice sempre lo Stato, sì, sicuramente anche lo Stato e le istituzioni, però a mio avviso anche i cittadini, tutti noi dovremmo fare la nostra parte in questo senso. Assolutamente sì, poi ecco, prima di andare a parlare in particolar modo della sua esperienza, le volevo chiedere perché questo odio sul web nei confronti delle donne. Abbiamo visto delle statistiche che davvero fanno paura, per esempio nel 2020 il 42% dei messaggi che girano sul web in Italia sono messaggi di odio nei confronti delle donne, poi per questioni razziali e poi all'ultimo posto
odio nei confronti degli omosessuali. Ma perché, a parte che nessuno dei primi tre posti va bene, ma perché sempre la donna al primo posto a suo avviso quando dovrebbe essere invece, un oggetto di apprezzamento? Sì, e dovremmo tornare forse al tempo degli stilnovisti, quando la donna era vista, dicevano non si tocca neanche con un fiore. Purtroppo non è la realtà che viviamo noi. La donna molto probabilmente anche perché con l'emancipazione diciamo che ha superato, cioè l'uomo si sente nei confronti della donna di oggi leggermente messo in secondo piano, forse. L'altro motivo può essere dipende dall'educazione che questi uomini, dal rapporto che hanno avuto con la madre, per esempio, no? Che tipo di rapporto? E la violenza in famiglia, se l'hanno vissuta da bambini, quindi la reazione da adulti è duplice: o diventano buoni, buonissimi, proprio perché hanno subito sulla propria pelle questi soprusi e queste violenze, oppure diventano peggio dei loro genitori o del loro genitore. La donna, secondo me, con l'emancipazione ha perso, me lo lasci dire, però se da una parte ha guadagnato, sicuramente, soprattutto nel mondo del lavoro, anche se molto resta da fare intorno ancora su questo argomento, perché come anche lei saprà, non c'è una parificazione, non ci sono le pari opportunità. La donna guadagna meno, la donna alcune occupazioni le ha conquistate solo recentemente, la donna chirurgo, la donna nello spazio, la donna che occupa dei posti che erano appannaggio solo degli uomini fino a qualche tempo fa. Quindi la donna, però, dicevo, se da una parte ha acquistato, ecco, soprattutto l'indipendenza economica, questa la donna la deve mantenere sempre, anche se sposa un principe, voglio dire anche laddove non avesse problemi di carattere economico, perché nella vita non si sa mai. Un'altra cosa è che la donna con l'emancipazione ha perso molto in femminilità e quindi questo forse l'uomo non lo concepisce, non lo accetta, assolutamente non lo accetta. Per cui bisognerebbe fare dei corsi di comunicazione e soprattutto eliminare o limitare quella che è anche l'aggressività verbale, perché quando una persona è aggressiva verbalmente, già questa è l'anticamera di una fase successiva, quindi di aggressività anche fisica e psicologica. Sono i primi segnali, le prime avvisaglie che non vanno sottovalutate. Ecco, invece volevo anche capire se a suo avviso potrebbe crearsi una specie di awareness, e cioè per quanto concerne soprattutto queste problematiche ad un livello un po' più ampio e non solo, anche le statistiche dal punto di vista di lavoro sono molto spiacenti. Tra l'altro le volevo mostrare, anzi vorrei mostrarlo appunto anche con l'aiuto della nostra grafica. Secondo le statistiche dell'Istat, il 31,5% delle 16 e 70enni, che sono piuttosto 6 milioni e 788 mila persone, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20% ha subito violenza fisica e il 21% violenza sessuale, il 5,5% le forme più gravi della violenza sessuale, come lo stupro, per esempio. Come si risolve questo problema che evidentemente non può essere risolto del tutto? E come dicevo prima, con l'impegno ci vuole, a mio avviso, un impegno progettuale nel trovare le soluzioni migliori e più efficaci per vincere, combattere le sfide presenti e future. E come si combatte la violenza? Sicuramente, ripeto, insisto molto con la prevenzione. Questo è il primo passo, perché a volte è sicura, sicura, sicura la persona, però forse ne varrebbe la pena magari fare un passo indietro e partire dalla prevenzione per evitare, no, di arrivare agli estremi e evitando così facendo anche costi alla sanità.
Sicuramente, sicuramente. Quindi per, come dire, sanare il problema d'amblè così è un po' difficile, secondo me. Non siamo pronti, non abbiamo la cultura. Tenga presente che viviamo in una società multietnica, pluralista, e quindi è chiaro che ogni paese ha la sua cultura, ha il suo credo, e quindi tutto questo fa sì che poi la convivenza tra due persone di origini diverse può anche, come dire, rendere difficile la comunicazione, non tanto la formazione, informazione, quanto la comunicazione tra persone. Poi sappiamo benissimo quanto questa pandemia, il Covid-19, abbia esasperato queste situazioni, no? Il fatto di aver perso, limitato la libertà individuale, il non poter uscire di casa, l'essere costretti, per carità che ben venga, ha ragione il governo, no? A dare queste dritte, perché purtroppo tutti i giorni la gente muore di questo Covid, quindi siamo consapevoli. Però tutto ciò ha creato, ha esacerbato, ha inasprito quei rapporti che già erano incrinati, e quindi si può arrivare, ahimè, anche a forme estreme di violenza, che non auguriamo a nessuno. Poi un'altra cosa, secondo me, quando succedono questi omicidi terribili e terrificanti, spesso si parla molto più del killer e un po' meno della vittima, eh? Della vittima che non è solo la persona che se ne va, ma anche le famiglie che stanno alle spalle. Quindi diciamo che l'informazione su questi temi così delicati dovrebbe andare a 360 gradi, cioè bisognerebbe vedere le cose da più punti di vista, non solo nostri, ma anche degli altri, eh? La famosa inclusione di cui oggi tanto si parla. Questa può essere una via. Ecco, le chiedo un'ultimissima domanda: che cosa significa essere una donna nel mondo della scienza? Perché degli interventi precedenti abbiamo anche capito, ormai si sapeva che per le pari opportunità è importante che le donne siano anche istruite e con le capacità ecco, necessarie per poter accedere al mondo del lavoro anche nell'ambito della scienza. Lei è rettore a capo di un'università. Ci racconti che cosa significa essere a capo di un'università e soprattutto una donna nel mondo della scienza? Ecco, iniziamo dall'università. Essere a capo di una realtà così complessa, quale può essere quella di un'istituzione come l'università, vuol dire avere una capacità gestionale non indifferente. L'università, come sappiamo, sforna il sapere, no? Trasmette agli studenti il sapere, ma soprattutto, almeno per quanto riguarda la nostra realtà, noi cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti, a quelli che saranno domani i top leader di società quotate in borsa molto molto complesse, insegniamo loro, trasmettiamo più che insegnare quella capacità critica in modo da poter gestire queste complessità aziendali con indipendenza di giudizio, cioè devono essere liberi di poter gestire una realtà complessa. E per essere liberi bisogna appunto avere questa capacità critica e di ragionamento. Questa è la prima cosa. Poi la responsabilità di un rettore, beh, possiamo immaginare, ogni mattina io mi alzo, la prima cosa che mi chiedo: cosa devo fare oggi, chi devo incontrare, cosa devo comunicare. Ecco, non dimentichiamo che sul posto di lavoro dovremmo, come dire, avere tutti a cuore una forma di collaborazione più che altro di comunicazione. Primi, tutti siamo primi inter pares, non c'è nessuno che deve, perché la comunicazione, soprattutto tra il datore di lavoro, parliamo delle aziende, e il dipendente, più è una via di comunicazione facile, condivisa, e meglio è, meglio rende anche il lavoratore, il dipendente. Le donne, alcuni posti di lavoro ancora oggi fanno fatica ad occuparle. Lei prima parlava della scienza. Della scienza direi che abbiamo fatto dei buoni passi avanti, abbiamo avuto degli esempi, la storia ce lo insegna. Ci dobbiamo, secondo me, solo augurare a questo punto che la cosa venga incrementata, ma soprattutto non dimentichiamo che la scienza e la ricerca soprattutto hanno bisogno di forze finanziarie attrattive per sviluppare imprenditorialità.
Ecco, purtroppo non si investe molto nel campo della ricerca e quindi è chiaro che poi abbiamo la famosa fuga dei cervelli, quella dei nostri giovani che se ne vanno all'estero. Grazie E mille, questa Dea è una piaga. d'Aprile. Grazie mille, Dea d'Aprile, Rettore Università di Medicina Integrata Economia e Ricerca. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a voi.